Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi parliamo di Le Mans Ultimate. Allora ragazzi, è annunciato giugno prossimo, arriva un attesissimo aggiornamento di Le Mans Ultimate. Non è la solita patch hotfix per riparare, aggiustare qui a destra e a sinistra, è proprio un aggiornamento in cui introduce una nuova modalità, l'attesissima modalità cooperativa, dovrebbe essere la sincrona. E in più, per ringraziare tutta la comunità per il sostegno finanziario, economico, dell'uscita di Le Mans Ultimate, avendo acquistato in accesso anticipato, Motorsport Games insieme a Studio 397 ci offrono un'auto che per il momento non sappiamo che cosa sarà. Quello che è interessante è che dichiara Stefan Hood, il CEO di Motorsport Games, a parte che sono felici dei risultati economici, finanziari, perché sappiamo che non hanno navigato in acque molto tranquille negli ultimi mesi, appunto Motorsport Games, annunciano che insomma hanno avuto un buon successo, che questo successo ha dato la possibilità di potersi concentrare sullo sviluppo appunto di Le Mans Ultimate. Parla di cifre molto interessanti per quanto riguarda il Race Control di R-Factor 2. Parla di 100.000 account iscritti sul Race Control tra R-Factor 2 e Le Mans Ultimate, che è un ottimo risultato. E parla di, oltre a questo aggiornamento, quindi lo sblocco di questa modalità cooperativa, di quest'auto gratuita, anche dello sviluppo della stagione 2024 per quanto riguarda il campionato mondiale Endurance FIA. E questo entro fine 2024. Quindi questa è un'ottima notizia, perché lo sguardo è sempre al futuro, oltre al fatto che finalmente stanno ragionando come una società che vuole fare profitti, ma che vuole sostenere un titolo in un certo modo. E per far ciò che cosa hanno pensato? Faranno un mix di DLC a pagamento e gratuiti, appunto per mantenere alto l'interesse della comunità, in modo tale da non creare un titolo esclusivo a chi può permettersi DLC, e in più introdurranno dei servizi di terze parti che in realtà sono già presenti, implementati, come ad esempio setup di un famoso coach che era già presente in un altro titolo, o meglio molto sponsorizzato in un altro titolo che conosciamo. Si parla di altri servizi, e oltre a questi servizi parla dell'introduzione di un abbonamento, questo per il sostentamento dello sviluppo appunto del titolo, perché ovviamente ragazzi, tutto gratuito, una botta e via, io compro e ciao, arrivederci. Come fanno a sostenere un titolo e a continuare lo sviluppo? La buona notizia è che Stephen Hood però sottolinea il fatto che non sarà un abbonamento obbligatorio per poter utilizzare o giocare online su Le Mans Ultimate, ma bensì aprirà però dei servizi, dei contenuti premium sia online che offline, ovviamente a chi vuole abbonarsi. Però la buona notizia è che se io voglio andare online non sarò obbligato ad avere un abbonamento. Queste sono le parole di Stephen Hood. Molto interessante, perché proprio secondo me è un rilancio totale anche a livello mentale e di modo di affrontare economicamente i disastri che ci sono stati nel passato. E questo, visto che c'è stato un nuovo accordo per quanto riguarda la licenza BTCC, ovviamente aspettiamoci ragazzi che funzionerà sempre così, l'abbonamento, il DLC eccetera, proprio per sostenere lo sviluppo, perché ricordiamoci che comunque è sempre un'azienda, e quindi un'azienda deve fare soldi, se no non sta in piedi. Un'altra cosa molto interessante che dice Stephen Hood è il fatto che sfrutteranno al massimo a livello di marketing questa finestra di giugno, perché è il mese della 24 ore di Le Mans, cercando di sfruttare l'ACI francese, l'ACO, che sarebbe l'Automobile Club West, che si occupa appunto della parte 24 ore di Le Mans in Francia. Proprio a livello di marketing lo sfrutteranno, e in più parla anche di un aggiornamento particolare che farà vivere le gare in modo diverso, cioè stiamo parlando di gare con massimo 3 amici, proprio per vivere le gare in modo diverso. Non ci sono tantissimi altri dettagli in merito, quindi aspettiamo di vedere quali sono. Quindi ragazzi, non ci resta che aspettare questo aggiornamento e questi mesi che stanno per arrivare, per vedere lo sviluppo di Le Mans Ultimate e di quello che hanno in serbo gli sviluppatori per noi. Come al solito ragazzi, se queste notizie vi sono piaciute su Le Mans Ultimate, pollice in su, non esitate a lasciare un commento, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao.